Insomma, voglio partire da due spunti posti dal presidente della Tavola Rotonda e da Alessandro Caredda. Crisi economica, credo che sostanzialmente, ovviamente la viviamo, quindi un po' la dobbiamo subire, però un po' la storia dimostra che poi insomma, sono i momenti di crisi quelli nei quali nascono le cose più importanti, più significative, più durature, quindi un invito a prenderla come opportunità. Poi l'altro elemento cruciale è, come dire, la necessità in questa situazione finalmente di definire politiche, interventi di medio-lungo termine. Sandro Caredda ricordava il poro che diciamo, in un anno e mezzo abbiamo fatto il lavoro che avremmo dovuto fare in 6-8 anni, insomma non si deve ripetere, bisogna che se vogliamo che sia efficace l'iniziativa che veramente prendiamo un termine medio-lungo. Per fare che cosa? Io vi chiedo scusa, ma farò, come dire, più che altro i titoli delle cose, però mi sembrava, come dire, utile provare a fare una riflessione generale lasciando aperti i temi per poi, come dire, approfondire, riempire un po' queste caselle o altre, insomma, questo è il mio contributo. Sostanzialmente sul che cosa fare io proporrei un approccio fatto di tre elementi. Uno, anche qui ne faceva accenno Alessandro Caredda, io direi che non possiamo non partire dai risultati raggiunti. Due, dobbiamo definire obiettivi comuni a medio-lungo termine, come dicevo, e tre, dobbiamo davvero fare un piano di attività serio, quindi un piano di attività che si basi sostanzialmente, direi, su due elementi importanti, sulla letteratura, sui casi di successo e poi naturalmente, come dire, su chi siamo e dove vogliamo andare. Credo che questo terzo sia un elemento importante sia in termini di contenuto che di metodo, diciamo così, di approccio. Dal punto di vista dei risultati raggiunti, credo che ci siano, come dire, si possano valutare le cose da punti di vista diversi, però diciamo, vediamo gli aspetti, positivi proprio per poi far sì che attraverso di essi noi facciamo tesoro per la programmazione futura. Quali sono i risultati raggiunti? Alessandro parlava della rete regionale dell'innovazione e credo che l'elemento, diciamo, il risultato maggiore di questa rete regionale dell'innovazione sia stato quello di mettere insieme, credo in maniera organica, continuativa, la regione, Sardegna Ricerche, l'ente pubblico e le due università. Quindi una governance comune, un luogo comune in cui si dialoga un po', anche come dire, ci si confronta, però è un fatto importante, che come dire, un elemento diciamo, su cui basarsi per il futuro. Un secondo elemento, risultato raggiunti, e sono risultati raggiunti molto importanti. Adesso vi leggo, diciamo, quali sono l'infrastrutturazione che attraverso quest'anno e mezzo di POR, quindi, si è riusciti a fare. È un'infrastrutturazione che in parte si sta concludendo, che in parte necessita ancora forse di un mesetto per essere, però è una infrastrutturazione importante. È una infrastrutturazione che praticamente ci consente di innanzitutto di non spendere più soldi per attrezzature, per impianti e di dedicare le risorse alle imprese e ai progetti e in secondo luogo ci mette in una condizione veramente importante come sistema regionale della ricerca. Praticamente noi abbiamo creato e sono sostanzialmente operative la gran parte di queste piattaforme. Da un punto di vista, diciamo, dell'informatica, dell'ICT, abbiamo creato 9 laboratori tecnologici. Sono tutti laboratori dotati di attrezzature d'avanguardia e sono tutti luoghi di collaborazione fra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Sono 9, ICT per la medicina, telemicroscopia, TV collaborativa, GeoWeb, Open Media Center, modelli 3D, open source, contenuti digitali, intelligenza d'ambiente. Abbiamo, diciamo, realizzato col POR sostanzialmente 5 laboratori tecnologici per l'energia, efficienza energetica, biocombustibili, biomasse, tecnologie solari, fotovoltaico, bioenergia, è il laboratorio che è un po' in ritardo ma anch'esso sta partendo. Abbiamo realizzato una serie di piattaforme che riguardano la medicina, non me le ricordo neanche più, tante sono, bioinformatica, genotyping, stabulazione, medical devices, sequenziamento massivo ad alta velocità, nanobiotecnologie, immunologia molecolare e biofarmaceutica. Sono tutte, diciamo, come vedete, rivolte ai settori innovativi, alla parte, diciamo, della Sardegna, ai tech, se così la vogliamo chiamare, o comunque sicuramente dell'economia della conoscenza. Sono, diciamo, ovviamente, naturalmente, punti di partenza, quindi sarebbe veramente, come dire, irresponsabile non partire dalla valorizzazione di queste cose che si sono fatte.
Naturalmente, diciamo senza dilungarmi oltre, c'è un insieme a queste piattaforme si è creato un capitale umano importante che per non tantissimo tempo, ma insomma 12-18 mesi ha potuto lavorare su queste piattaforme, formarsi, quindi c'è anche, diciamo, una competenza che accompagna le altre competenze dell'università che si è creata sulle piattaforme, quindi partire dai risultati raggiunti, non dimenticarceli, partire da questi, quindi credo che sia un problema importante. Naturalmente, lo lascio per ultimo perché è scontato, abbiamo organizzato i luoghi dell'innovazione, che non sono più soltanto il parco tecnologico, ma anche le sedi della rete regionale dell'innovazione, diciamo sempre più saranno in maniera anche decentrata questi luoghi dell'innovazione. Secondo approccio è quello di darci obiettivi comuni. Cosa vuol dire darci obiettivi comuni e chi deve avere obiettivi comuni? Ma sicuramente, ovviamente, diciamo, sistema della ricerca, sistema dell'impresa, mi sembra un po' quasi scontato, quindi è quasi inutile ripeterlo, però c'è un altro sistema che sinora abbiamo lasciato fuori, è il sistema della finanza. È indispensabile che il sistema della finanza faccia parte diciamo, di questa alleanza strategica, di questo stare insieme, perché è cruciale evidentemente un sistema di finanza innovativa per l'economia della conoscenza. Quali sono, diciamo, a mio avviso, gli obiettivi comuni, date queste premesse, alcuni obiettivi comuni sui quali lavorare? Innanzitutto io credo che, se è vero ciò che ho detto, abbiamo definito e organizzato l'hardware, non dobbiamo più pensare alle macchine, dobbiamo pensare al software, quindi in realtà credo che uno degli obiettivi sia mettere a punto progetti, mettere a punto programmi, mettere a punto attività da fare, utilizzando le competenze umane e le competenze tecnologiche che abbiamo sviluppato. Un secondo elemento, lo accennavo prima, è quello che una volta definito l'hardware, una volta progettato il software, dobbiamo progettare la finanza. Questo è veramente cruciale per gli spin-off, per la creazione di impresa, per il trasferimento tecnologico. Questo è un punto sul quale abbiamo una forte debolezza, un punto sul quale dobbiamo lavorare e investire molto. C'è un terzo elemento, un obiettivo comune, importante, trasversale, che credo che dobbiamo acquisire, che è quello, darci l'obiettivo di industrializzare la conoscenza. La conoscenza non deve restare tale, la conoscenza, dell'economia della conoscenza, deve diventare un'economia, un valore aggiunto. Dobbiamo industrializzarla, capire come farlo, dobbiamo portarla fuori dai luoghi in cui si produce, dobbiamo farla diventare spin-off, nuova impresa, dobbiamo farla diventare innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese. Questo è un obiettivo indispensabile se vogliamo fare un salto, necessario. Per arrivare infine al tema del piano di attività, io credo che sia importante che sotto la regia della regione, che poi evidentemente dalla quale emanano le strategie e gli orientamenti di fondo, questa alleanza fra il sistema delle imprese, il sistema della ricerca e la finanza deve sostanzialmente definire un proprio piano di attività, che non è il piano regionale della ricerca, è qualcosa che sostanzialmente guarda agli aspetti, per così dire, dagli aspetti di cui trattiamo oggi, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, quindi gli aspetti proprio del far diventare valore e la conoscenza. Io da questo punto di vista, tre requisiti, secondo me, questo piano di attività dovrebbe avere. Dovrebbe essere un piano che ha un'ipotesi metodologica abbastanza importante, dovrebbe assumere il periodo del POR come periodo di sviluppo del piano, quindi come periodo di propria progettazione e proprio sviluppo, e terzo elemento, dovrebbe fortemente coinvolgere i settori tradizionali, cosa che in realtà sono settori che in realtà sono rimasti un attimo in ombra nelle politiche dell'innovazione. Alcuni spunti sull'ipotesi metodologica, per così dire, alcuni titoli. Io credo che sia importante che un piano di azione che ha l'ambizione di avere di ragionare su 5, 6, 7, 8 anni deve essere progettato nei dettagli, deve essere definito per bene, non può essere lasciato all'improvvisazione, non può essere lasciato alla buona volontà dei singoli, occorre che lo si progetti, che acquisiamo il metodo della progettazione, che lavoriamo, che perdiamo qualche mese, abbiamo il tempo per farlo, per progettare il piano come si deve, gli interventi, se non vogliamo chiamarlo piano, insomma poco cambia.
Credo che ci sia alcuni spunti di questa impostazione, diciamo così, metodologica del piano. Dal punto di vista delle politiche, credo che dobbiamo tener conto degli elementi cruciali. Capitale umano, come è la conoscenza, quindi dobbiamo ragionare in maniera importante. La Regione lo ha fatto in maniera ponderosa, dobbiamo proseguire e soffermarci. Ancora una volta strumenti finanziari, quindi una progettazione importante di strumenti finanziari, e ancora una volta le infrastrutture per l'innovazione, quindi il parco tecnologico e gli altri luoghi, cose che in parte abbiamo, in parte dobbiamo realizzare, che devono far parte comunque della nostra riflessione metodologica. Dal lato imprese è importante, io credo, il tema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico pensando alle imprese. Lo dobbiamo pensare sia dal lato contenuti che dal lato strumenti. Cosa voglio dire? Dal lato contenuti, una riflessione metodologica deve portarci a dire che se vogliamo operare per fare politiche di spin-off dobbiamo definire che cos'è uno spin-off, dobbiamo regolarlo, dobbiamo capire quali sono gli strumenti di intervento necessari e li dobbiamo organizzare, perché altrimenti continuiamo a fare delle cose episodiche che in qualche maniera è difficile controllare. Quindi dobbiamo ricordarci che c'è la ricerca che emana, attraverso la ricerca facciamo la prova tecnica per capire se una cosa funziona, dopo che quella cosa ha funzionato la dobbiamo in qualche maniera sviluppare, industrializzare, fare un prototipo, è un passaggio indispensabile, allora lo dobbiamo industrializzare, articolare, e poi infine c'è il business plan, c'è il mercato, c'è la nascita di una nuova impresa, oppure c'è una partnership con imprenditori se il ricercatore non si sente di fare il passo. Però questi sono elementi cruciali, parte secondo me di una progettazione che poi ci consente di fare interventi appositi, e poi una progettazione puntuale degli strumenti. Quest'anno e mezzo di esperienza comune fatta sul POR, era un po' d'anni che la Regione purtroppo non spendeva risorse sulla ricerca, ci hanno consentito di provare alcuni progetti cluster, di provare i progetti sperimentali, insomma, però abbiamo fatto delle cose molto, molto, molto veloci, con poco tempo. Credo che abbiamo questa volta invece il dovere di ragionare e di capire come progettare e che cosa progettare, perché possiamo fare degli interventi che poi possiamo misurare, dei quali possiamo anche valutare l'efficacia, quindi i percorsi per arrivare agli spin-off, quindi come utilizzare le piattaforme tecnologiche, che tipo di formazione manageriale fare per le imprese e per i giovani ricercatori, quali strumenti finanziari, quali modelli di partnership industriale, quali modelli di trasferimento tecnologico. Ovviamente non si tratta molto spesso di inventare niente, si tratta di acquisire ciò che c'è, di interiorizzarlo nel nostro sistema. Per chiudere velocemente, ribadisco, secondo me è importante che il periodo ormai 2009-2013 è un periodo congruo per fare una politica che possa veramente lasciare il segno in maniera diffusa e non in maniera estemporanea. È un periodo, ovviamente non a caso, il periodo del POR, quindi è il periodo che consente anche di avere interventi finanziari di supporto di tutto quello che avremo progettato e che vorremmo fare, quindi a maggior ragione le imprese, il trasferimento tecnologico, le risorse umane potranno essere contenuti in questo ambito. Credo che sia poi importante un aspetto che è quello della sinergia fra la ricerca e l'industria, anche a livello istituzionale, voglio dire della collaborazione fra il Centro Regionale di Programmazione che governa la ricerca e l'assessorato all'industria che governa la produzione, che governa gli aspetti applicativi. Quindi anche da questo punto di vista credo che sia un fatto importante. Ultimo elemento e concludo è quello che a mio avviso lo sforzo importante che dobbiamo fare, perché è forse la rete regionale dell'innovazione sulla quale giustamente l'attenzione di Alessandro Careda e la Regione si è posta come strumento, è quello di coinvolgere il sistema regionale nel suo complesso, in particolare di riguardare con attenzione i settori tradizionali. E da quando Consorzio 21 non è più tale che non c'è un intervento, qualcuno che si occupi dei settori tradizionali, forse lo inizierà a fare Sardegna Promozione, quindi potrà magari essere questa la struttura da coinvolgere. Però è importante secondo me questo aspetto, quindi sia per la
la parte non tecnologica, quindi per i servizi, diciamo, di innovazione, sia per la parte tecnologica attraverso la rete regionale dell'innovazione. Credo che da questo punto di vista sia necessario, come dire, attuare interventi specifici di trasferimento tecnologico sul versante delle piccole e medie imprese esistenti, quindi non solo spin-off, non solo nuova impresa, ma innovazione diffusa forte sul sistema delle imprese esistenti. Grazie. Thank you.